combinazione del bianco. Domanda inutile. Sì. Benvenuti in questo nuovissimo video. E come promesso il video di oggi è su Adobe Photoshop, come avete detto voi nei commenti. Prima di iniziare il video vi ricordiamo che siete voi a decidere quale sarà il prossimo video commentando quest'ultimo. Quindi ho qualcosa nell'occhio? No. Quindi fateci sapere voi quale sarà il prossimo tutorial nei commenti. Basta Simone con queste bagianate, perché sono una marea di bagianate. Simone, tu dici sempre bagianate. Molti di voi ci hanno contattato su tutorials@me.com e molti di voi ci hanno chiesto appunto un tutorial sulla lievitazione, quindi su quindi come volare con Photoshop. L'effetto volo. Abbiamo anche pubblicato questo effetto su Facebook e molti di voi ci hanno chiesto appunto questo tutorial. E non potevamo fare a meno di fare il tutorial. Quindi dobbiamo fare il tutorial, anche se è molto semplice, Simone. Dobbiamo farlo. Perché stiamo parlando così? Basta delle bagianate. Un'altra volta. Stefano, non era nel programma delle battute questa battuta. Simone, ma noi? Ragazzi, dovete sapere che noi facciamo tutto in diretta, quindi tutto ciò che vedete è in diretta. Sì, sì. Cioè, non si sì, tagliamo, ma è tutto in diretta, è tutto improvvisato, dai. Sì, non ci scriviamo nulla. Qual è la prossima? Ok, a parte gli scherzi, iniziamo questo tutorial come si deve. Ogni volta dici questa battuta di merda. Non fa più. Simone, non è una battuta, devi capire che non è una battuta, è un qualcosa per iniziare il discorso, per aprire una nuova frontiera. Ok, facciamo partire l'anteprima dell'immagine che andremo a realizzare oggi. Anzi, delle immagini, ne abbiamo due, sì, dai, va. 3, 2, 1. Ok, avete visto che ci sono io che volo e anche quella faccia di merda di Stefano che mi fa una foto mentre volo, quindi è davvero piccolo. Vi ricordiamo prima di far partire una chicca. Una chicca. No. Che alla no, fine. Non puoi dire questa parola. Chicca è una parola di merda. Che alla fine del video ci sono tutti i vostri lavori. Quindi sì, adesso vi lasciamo non al tutorial, bensì perché alla preparazione dell'immagine. Quindi alla preparazione della foto con le luci, le varie perché cose. Perché stiamo parlando così? Non lo so! Ma facciamo non... partire questo video! Vai! Ok ragazzi, adesso vi faremo vedere il dietro le quinte del. Simone, ma vaffanculo. Ecco qua ragazzi il setup del video, quindi della foto, che video, ragazzi, che video della foto che andremo a realizzare, appunto la foto della lievitazione. Ok sì ragazzi, non si parla di cibo qui. Questa era pessima. Ok, questa battuta era squallida. Ok, qui abbiamo una lampada da 60 watt e questa è una lampada da non so quanti watt, perché l'ho letto qui che era 60 watt. Quindi non sapendo quanti watt ci sono. Ecco, questo l'ho letto qui, c'era scritto 60 watt e ho fatto il figo. Stefano, adesso mi spieghi come ho fatto a leggere. Vabbè, dai. Vabbè, naturalmente c'è anche Simone con noi. Ciao ragazzi, non fate caso al mio look estivo. Un look di merda, come sempre Simone. Un look di merda. Molto elegante. E che cosa ci serve per fare questo effetto della lievitazione? Ci serve una sedia oppure, non so, un appoggio, un qualcosa dove potete sedervi e quindi far finta di volare. Un qualcosa e soprattutto dovete avere queste luci che Stefano vi ha fatto appena vedere. Sì, naturalmente c'è bisogno anche di un cavalletto. Noi abbiamo improvvisato un cavalletto, davvero una vera merda. Una vera schifezza. Sì, Stefano fa veramente schifo. Simone, puoi spiegarci perché hai un foglio bianco in mano? Ho un foglio bianco in mano perché con questo foglio noi andremo a bilanciare il bianco. Ma per avere una foto degna di essere chiamata foto dovete avere anche questo. Non è che devono avere, possono anche averlo. E anche non averlo, cioè. Allora, che cos'è? L'abbiamo comprato su Amazon, ok? Viene da Hong Kong questa merda. Sì, viene da Hong Kong, è arrivato dopo un mese, ragazzi. L'abbiamo pagato circa 100 euro, magari vi mettiamo il link in descrizione. Ma basta fare pubblicità a queste robe, guardate, vediamo l'attacco, dai. È una come figata pazzesca. Come possiamo vedere qui, ragazzi, abbiamo due filtri. E accendiamolo un po', va a pile oppure va a batterie. Ecco qui, guardate che figata, oh yeah! Possiamo metterci anche il filtro, possiamo metterci anche il secondo filtro e fa una luce che è pazzesca, quindi alleluia, alleluia. Vedete come sono illuminato? Questa luce mi fa da Dio. Anzi no, mi fa Dio perché io sono Dio. Ok, quindi iniziamo appoggiando la macchinetta sul nostro cavalletto. Eccolo qui, il cavalletto che fa davvero cagare, eccolo qui. Allora, qui c'è la nostra sedia, chiamiamola sedia, okay. E allora... Ok, abbiamo bisogno quindi della sedia, ma prima di iniziare il tutto dobbiamo prendere lo sfondo, quindi creare una foto senza nulla. Quindi dobbiamo scattare la foto senza né la sedia né il soggetto, quindi Simone, levati davanti le palle. Faremo una foto, dopodiché Simone, dopo la foto... Ritornerà nuovamente con la sedia, si metterà sulla sedia e assumerà una posizione... più figa. Esatto, la posizione del volo. E noi metteremo la sedia di lato per rendere più facile il taglio quando saremo su Photoshop, quindi non so...
vedete? Mi metterò, non so, tipo così, una roba del genere, e potremo tagliare in modo più efficace la nostra sagoma. Ok Simone, bando con le bagianate, facciamo questa maledetta foto, quindi Simone, stoppiamo il video. Simone, come potete vedere è tutto sudato, non a caso è tutto sudato perché ha appena fatto la foto, okay, con la serie. Ok, basta, vi lasciamo il video. Sì, vi lasciamo il video. Quindi addio! Insomma, avete visto lo scatto della foto, come è preparato bene. Sì, per favore, preparato. Non è che ti avvicini e poi la gente capisce. Però perché se mi metto così sono fuori forma, se sono così appunto, sono fuori. La gente, se ti avvicini non è che capisce meglio, nel senso sembri solo più coglione. Simone, facciamo partire questo maledetto tutorial. Via con il tutorial di oggi. Sì! Ok, iniziamo questo maledetto tutorial, ci troviamo qui come sempre, io che sono Stefano e Simone, ciao ragazzi. Allora, iniziamo subito e quindi creiamo un nuovo file, file nuovo. Allora io direi di dare la larghezza del Full HD, quindi 1920x1080 e diamo ok. Perfetto, importiamo le nostre foto, quindi la foto senza nulla e la foto con il soggetto. Le importiamo qui, il soggetto in questo caso è Simone, mamma mia Simone quanto sei brutto. Sì, come no, dai, andiamo avanti, diamo ok, eccolo qui, prima immagine, trasformazione del documento testo, non so perché sta trasformando il testo, non lo so, diamo ok ancora, e abbiamo, ok ragazzi, abbiamo le nostre due immagini, eccole qui, l'immagine vuota e l'immagine con Simone. Simone sei come sempre un cesso. Fatto ciò, selezioniamo entrambi i livelli, quindi click più control oppure click più command per il Mac, tasto destro, rasterizza livelli, perfetto. Ci importiamo sul primo livello, sia sul Simone che vola, eccolo qui, guardate. Sono un figo tra parentesi. Sì, come no. Per dire. Perfetto, che facciamo? Prendiamo lo strumento gomma e dovremo soltanto cancellare. Però dobbiamo cancellare bene, ragazzi, perché sennò si vede che è un effetto finto. Quindi. Per questo che noi abbiamo messo la sedia di lato per rendere appunto il taglio più semplice, vedete? La sedia. Eccolo qui. Naturalmente si vede che stiamo cancellando, per questo dopo andremo ad aggiustare tutto. Quindi, eccola qui la sedia, la nostra preziosa sedia, preziosa ragazzi. Cancelliamo in questo modo, vedete? E vi ricordo di essere il più precisi possibile. Vedete, davvero ragazzi è molto semplice, quindi non potete sbagliarvi. Perfetto, adesso abbiamo cancellato insomma quelli che sono i bordi, adesso cancelliamo il tutto, quindi prendiamo la gomma, aumentiamo, anzi abbassiamo in questo caso la durezza, e cancelliamo in questo modo, vedete? Come tutto è più liscio, come tutto è più bello. Quindi Simone, davvero molto semplice ragazzi, basta cancellare e il gioco è fatto, quindi in questo modo andiamo ad aggiustare quelli che sono i dettagli, quindi andiamo vicino, eccolo qui, come possiamo vedere ci sono ancora delle cazzatine che andremo ad aggiustare. Stefano, poi mi spieghi cosa sono le cazzatine. Sì, ok, in questo modo. Perfetto, fatto ciò, come possiamo vedere abbiamo eliminato il nostro piano, però ragazzi non è finita qui. Allora, innanzitutto tagliamo la nostra immagine perché non ci servono appunto questi bordi bianchi. Quindi 1, 2, diamo ok. Una volta aver tagliato la nostra immagine a dovere, che cosa dobbiamo fare? Andremo a unire i nostri due livelli, quindi command e click oppure control e click, tasto destro, converti in oggetto avanzato, ancora tasto destro, rasterizza livello. Andiamo su filtro, fluidifica. Si apre il menu del fluidifica e mettiamo un po' di zoom qui, perché è la parte che ci interessa, e fluidifichiamo un po' questa fottutissima gamba. Naturalmente andremo a fluidificare anche un po' questa parte qui. Perfetto. Fatto ciò, io direi che possiamo dare ok. Ok. Vedete? Da così a così, da così a così. Ok, per dare quell'effetto ancora in più, come dire Simone? Quell'effetto in movimento, andremo ad utilizzare lo strumento sfumino, quindi prendiamo lo strumento sfumino, eccolo qui, strumento sfumino, andiamo sulla gamba e lo spostiamo un po' in questo modo, vedete? Come si crea quell'effetto movimento. Perfetto, diamo lo zoom indietro. Fatto ciò ragazzi, direi che siamo pronti per applicare la nostra ombra sotto al soggetto, quindi creiamo un nuovo livello qui in basso a destra, oppure livello, nuovo livello, eccolo qui, diamo ok.
E che cosa facciamo? Allora, prendiamo lo strumento pennello nero e facciamo una sorta di schizzo in questo modo. Dopodiché lo andremo a sfocare, quindi filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Direi che così può andare bene, diamo ok. Ctrl più T per ridimensionare e ridimensioniamo la nostra ombra, insomma, no? Quella che sarà l'ombra del soggetto. Quindi ragazzi, in questo modo potete anche non essere molto precisi, tanto fa lo stesso. Naturalmente il tutorial ancora una volta non è finito qui, perché allora innanzitutto adesso andremo a salvare il nostro file salva con nome, lo chiamo in questo caso Volos. Ragazzi, se sentite un cane, è il mio cane che sta piangendo, non chiedetemi perché. Andiamo su scrivania, andiamo su salva, andiamo su ok. Allora, fatto ciò, andremo ad aprire il mini bridge che esce a tutti, ragazzi. L'ho chiamato Volos, eccolo qui. Facciamo tasto destro e lo apriamo in camera RAW. Ecco, modificare quelli che sono i colori, quindi i colori, la chiarezza, la tonalità, eccetera. Allora iniziamo con la temperatura, quindi la temperatura io direi di aumentarla un bel po', giusto a più 16 direi che può andare bene. Fatto ciò, aumentiamo anche un po' l'esposizione, aumentiamo giusto un po' i neri, in questo modo, e non possiamo non aumentare la chiarezza, la portiamo a 100 e come possiamo vedere si mette in rilievo tutta l'immagine. Aumentiamo anche un po' la vividezza, in questo modo. Perfetto, fatto ciò possiamo andare su noi dettagli, sulla scala di grigio, e modifichiamo i rossi. Come possiamo vedere, Simone in faccia è rosso come un... non so, Simone, sei rosso come un pomodoro, peggio di un pomodoro. Quindi modifichiamo un po' la faccia di Simone, che fa cagare. Stefano, spero che tu stia scherzando. No, perché se no, tu sai cosa può succedere se non stai scherzando. Sì, come no, vabbè. Aumentiamo gli arancioni. Anzi no, li lasciamo così, ho giusto più 2. E guardate ragazzi, i verdi li possiamo anche abbassare, anzi nel mio caso io li abbasso, vedete? Da così, oppure li potrei anche alzare, ma direi che l'effetto mi piace più così, questo verde spento insomma. I blu direi di portarli, anzi di abbassarli, cambiamo anche il colore della maglietta di Simone, in questo modo, perché fa davvero cagare quel colore di prima, e abbassiamo un po' i viola. Perfetto, io direi che così può andare bene. Quindi ragazzi, per salvare la nostra immagine finale, che come possiamo vedere è una togata unica ragazzi, quindi andiamo su salva immagine, selezioniamo la cartella, va bene, io lo salvo sulla scrivania, lo chiamo Boo e vado su salva. E signore e signori, bambine e bambini, vecchiette e vecchiette, avremo ottenuto la nostra immagine finale. Davvero ragazzi, una roba assurda. Quindi andiamo su chiudi e il gioco è fatto. Insomma, anche per oggi purtroppo, ma dobbiamo dirlo Simone, purtroppo questo tutorial è finito e noi vi dobbiamo lasciare, quindi ciao. Che cosa sto facendo? No dai, non finiamolo così. Che cosa sto facendo? Simone, non dirmi che stai imitando come sempre Justin Bieber. Cosa? Simone, c'è gente che ama quelle canzoni, non puoi dire di merda, perché dobbiamo avere rispetto per gli altri Simone. Se tu non hai rispetto degli altri non puoi stare qui. Mi dispiace, non puoi stare qui. Vattene, dai, vattene. Vai via. Non meriti di stare qui vicino a me, di respirare la mia aria. Hai ragione, non merito di respirare la tua aria di merda. Ecco. Va bene. Vabbè, basta, non potevi farlo. Ok, sì, l'ho fatto. E ragazzi, il video di oggi finisce qui. Vi lasciamo ai vostri lavori. Vi lasciamo al nuovo video. Stefano si è appena tagliato. Che schifo. Alla prossima con un nuovo video. No, Simone, ci tenevo io a finire il video. Vabbè, ragazzi, commentate il video e fateci sapere quale sarà il prossimo video. Su cosa sarà il prossimo video. Per favore, Stefano, taci quando io parlo. Sì. Guardate che figata, dove sta? Ah, dove sta? Lo sto usando. Vabbè, ma che coglione. Comunque ragazzi, la luce che utilizzavamo era questa, un N96. Ve lo metto, Stefano. No, è inutile mettere a fuoco, è inutile. Oddio, non si vede nulla. 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 Ve lo metto a fuoco, eccolo qui. Questa è la scatola. Simone vaffanculo. Questo è quello che usiamo per le luci. Quindi sì. Ciao Simone, saluta. Lasciamo i lavori. Ciao ragazzi. Vi lasciamo ai lavori. Addio.